Buongiorno, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Oggi mi aiutate a fare la valigia. Non credo esista al mondo una persona a cui piace fare la valigia. Se esiste, se siete una di quelli, complimenti, avete veramente tutta la mia stima. Più, forse anche più delle persone, come vi ho detto qualche tempo fa, che riescono a mandar giù le pasticche così, senza acqua. Diciamo che la categoria di persone è un po' quella lì, tipo genoma modificato di qualche tipo, che non so, non siete esseri umani. Quindi la facciamo insieme sperando che il tutto sia più piacevole. Nel senso, secondo me io riuscirei benissimo a fare una valigia in un'ora. Il fatto è che mi perdo in mille cose, mi dimentico, poi ci ripenso, poi ricambio. Quindi alla fine ci metto tipo una giornata. Parto lunedì, oggi è sabato, domani che è domenica non ho tempo di farla e quindi devo farla per forza oggi. Io sono una persona abbastanza organizzata, quindi prima cosa per la valigia perfetta, soprattutto per 20 e passa giorni che starò fuori, perché oltre ai 10 giorni in Corea poi andrò appunto a Glasgow, devo appunto pensare a tutto quanto, quindi sarà divertente. E come prima cosa, ripeto, faccio una lista. Lo so che ci sono mille app, potete fare le liste online, ci sono i fogli con le cose già scritte, dovete solo mettere le crocette. A me piace fare come ai vecchi tempi, quindi prendo il mio taccuino e scrivo a mano, a penna, le cose che voglio portarmi. Quindi, taccuino di Harry Potter alla mano, penna super sobria con l'unicorno e il puff, e scriviamo le nostre cose. Di solito io divido in categorie, tipo cose elettroniche, del tipo caricatori, cose per il PC, ovviamente essendo che vado per lavoro il PC serve, batterie delle varie videocamere, videocamere, cavo per il telefono, cuffiette e bla 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 bla. Le scrivo e poi con l'evidenziatore, una volta che le metto e le organizzo, le vado a colorare. Caricatori, power bank, stavo quasi per dimenticarmi, macchinetta video, MacBook più carica, AirPods, adattatori, adattatori, rapido check in giro per capire se mi serve qualcos'altro, non credo. Ok, male che va, si fa sempre in tempo ad aggiungere. Poi, dopo le cose tecnologiche, scrivo gli accessori, che ovviamente comprendono cose per i capelli, i cappelli, gli anelli, collane, tutte queste robe qua, borse, borsettine, zaino, zainetto, bla bla bla. In realtà non sono molto convinta, nel senso non so ancora con cosa andare in giro lì in Corea, nel senso, lo sapete, io vado sempre in giro con lo zainetto, non è raro che indossi delle borse normali, però col fatto che devo vloggare, quindi la macchinetta ovviamente mi servirà molto spesso tirarla fuori, non posso metterla nello zaino perché altrimenti ogni volta tira lo zaino avanti, cioè bisogna pensare anche alla praticità. Quindi pensavo di portarmi una borsetta tipo quella che ho portato a Las Vegas, per intenderci, quindi alla tracolla, la potete tenere davanti, però mi serve uno zainetto almeno per la partenza, quindi deve essere bello capiente. E in realtà volevo portarmi appunto solo queste due borse, perché già quelle fanno volume. Quindi borsa, zaino, anelli, collane, tanto poi insomma quando le vedo vado lì, prendo gli anelli e le collane, metto tutto insieme, mollette, capelli, elastici, cappelli, perché ovviamente fa caldo, c'è il sole, non ci vogliamo bruciare la faccia nonostante la protezione solare. Aggiungerei anche scritto scarpe, ciabatte. Questa è la cosa più difficile di tutte, cose bagno. Credo sia la parte che più di tutti mi mette in crisi. In realtà, come sapete, vado in Corea con il brand di skincare, quindi i prodotti per la skincare ce li faranno trovare direttamente lì. Ho già chiesto in precedenza, non si sa mai, per evitare un po' di peso in valigia, insomma, sempre comodo, quindi in teoria trovo tutto lì. Male che va, cioè nel senso, se compra skincare, in Corea la patria della skincare, mo stiamo a vedere. Quindi, a malincuore, prima volta in tutta la mia vita che nella mia lista valigia non c'è la skincare. Spazzolino, dentifricio, assolutamente il deodorante, perché in Corea praticamente non lo vendono perché non lo usano. Notizia scioccante, lo so. Non uso il colluttorio, quindi non mi serve il colluttorio. Filo interdentale. Poi, come sapete, io porto l'Invisalign, quindi Invisalign. Assorbenti perché non si sa mai, mi è già venuto il ciclo. Ma prodotti per capelli,
quindi tutti quelli che sono tipo termoprotettori, shampoo, balsamo, maschera, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente che fai, non te la porti una lametta, non si sa mai, ho già fatto cera, ceretta, cerettine però. Crema corpo, protezione solare. E questa è solo la mia lista del bagno. Fantastico, noi già a posto. In realtà tenterò, come ho fatto anche nei viaggi precedenti, di portare solo mini size. In questo modo si risparmia spazio, peso. Per quanto riguarda i trucchi, in realtà io non volevo portarmi troppa roba, primo perché non voglio fare dei trucchi chissà quanto esagerati, non voglio spenderci troppo tempo a stare dietro al make-up, poi ripeto farà caldo con la mascherina, eccetera, eccetera, insomma. Scrivo proprio le cose essenziali, quindi primer, correttore, cipria, fondotinta cushion, cose per le sopracciglia, mascara, eyeliner marrone. Mi porterò giusto qualche glitter se voglio fare, magari c'è qualche serata o qualcosa, che non vi posso spoilerare troppo, insomma. E per il resto, ecco, basta, perché sulle labbra metto magari qualche gloss. E poi, ripeto, tanto sono lì, quindi anche per quanto riguarda il make-up sicuramente comprerò qualcosa. Ciglia finte, ovviamente. Poi io ho una sezione che si chiama vario, praticamente, dove ci sono tutte quelle cose che non si sa mai. Quindi passaporto, documenti, cose abbastanza importanti, mascherine extra. In Corea non è più obbligatorio metterla all'aria aperta, ma si usa ancora nei posti al chiuso, al contrario magari come stiamo facendo noi qui adesso. Quindi sì, le devo portare. Poi mi devo segnare le cose da portare ad Alessia, perché poi, ripeto, vado appunto a casa sua. Mi fa ridere perché qua davanti ho tutte le mie photocard, i miei photocard holders dei BTS. E una ragazza mi ha scritto su Instagram l'altro giorno: ma lì in Corea ti porti i keychain, quelle cose da attaccare alla borsa? Cioè, non vorrei essere proprio troppo scontata e diretta e andare lì in giro così. Quindi se comprerò qualcosa del merch, di cose, lo comprerò lì. Non vorrei portarmi nulla. Allora, le scarpe, in realtà è molto complicato. Volevo portare un paio di ciabatte, tipo le slider che indosso, però non queste qui di Cookie perché non voglio rovinarle. Prendo una di quelle nere che ho, classiche, e quindi quella, oltre che usarla come ciabatta, magari per uscire così al volo, sapete, a prendere qualcosina, insomma, me le porto. Vado sul sicuro e mi porto una sola scarpa, il che per me è molto fastidioso perché, sapete, io cambio scarpa tipo quasi ogni giorno. Porterò soltanto una Converse alte con la platform. Poi ovviamente scrivo pigiama, calzini, mutande, tutte quelle cose lì. Devo assolutamente ricordarmi i biker shorts da mettere sotto ai vestiti per non far strusciare le coscettine interne, perché sennò lì sono i veri dolori. Cose sportive, perché in teoria lì c'è la palestra, non si sa mai che mi prende il matto. Quindi ora dobbiamo solo prendere la valigia e iniziare in pratica a farlo. Scendo tentando di non schiantarmi al suolo e ora inizia la missione e facciamo le cose con intelligenza. Quindi, primo step, apro l'armadio, cerco la borsa. Tra l'altro guardate che carina quella del concerto, si è riempita di pin, tutte le spillette, ma questa a sto giro non ci serve. Questa qui è la borsetta che mi ero portata a Las Vegas e che credo appunto porterò anche questa volta. Sono indecisa se portare questa o se portare questa. Però questa qui pitonata secondo me è già un po' più elegante, chic, non è proprio sportiva. E sapete che io mi vesto principalmente abbastanza casual, sportiva. Quindi questa forse si adatta di più a tutte le occasioni. Questo è il mio super zainetto per le partenze, perché ha anche la sezione per mettere il computer. Abbiamo detto i cappelli, quindi visto che stanno sempre in questo cassetto vi faccio vedere. Diciamo che c'è un po' un casino, però quelli che vorrei portarmi sono ovviamente questi qua, che sono i bucket hats. Pensavo a uno di questi due neri, però quale mi porto? Questo effetto ginzato o questo qui liscio? Credo che alla fine andrò per questo. Però è carina anche la versione questa qui lilla. Quindi io per ora mi metto fuori questi due. Grosso problema di fare la valigia con i cani. A parte Amarok, che per tenerlo buono gli ho dato il suo bibi.
Ma qui abbiamo anche la Gwendix, questo piccolo spazio per mettere la valigia, sperando di non prendere Gwenda in faccia. Gwenda, se dovesse succederti qualcosa, beh, la colpa è tua, nel senso, io ti ho avvisata. Come la apro adesso? Quanti ricordi, amica mia. Ah, te ne sei accorta che non c'è più spazio, perdonami, grazie. Generalmente io di solito qua tendo a mettere i vestiti e di qua quelle che sono le pochette, perché io divido tutto in pochette. Però, ripeto, in questo caso volevo riempire una parte sola di valigia e quindi cercare di mettere tutto quanto da quest'altra parte. Intanto comincio a mettere i cappelli, giusto per farmi un'idea. Il borsone, che poi mi porterò come bagaglio aggiuntivo per il ritorno, è questo qui. Tanto si schiaccia, non prende molto spazio. Lo aggiungo alla fine, proprio nella parte sopra, anche perché io ogni volta che torno dai viaggi ovviamente lo pulisco, perché poi la parte sotto la appoggi per terra, negli aeroporti, nelle cose. Detto ciò, qua ho ripreso il mio taccuino, così comincio a segnare le cose che ho messo. Quindi finora abbiamo borsa, zaino e i cappelli. Mi ero scordata di questo, che però credo lo metterò anche per partire, quindi almeno ce n'ho uno con la visiera. Ora, passando da una cosa all'altra, andiamo direttamente in bagno, perché è la cosa che mi prende sempre più tempo. In realtà io ho già tenuto dall'altra volta la mia pochettina dei sample, delle cose, vedete, mini taglia. In realtà il beauty rimarrà questo, che è veramente microscopico. Devo un attimo fare mente locale, perché mi serve ovviamente shampoo e balsamo. Pensavo di portare questi qua di Mulac. Poi mi porto anche uno di questi qua, che è l'olietto, quindi non mi devo portare il boccione di olio. Qui abbiamo anche la cremina, sempre di Mulac, che è quella per le screpolature, eccetera eccetera. Poi mi porto anche questo, che è un siero di Mulac sempre. Come maschera mi porto anche questa, le segno già nelle cose da bagno. Sul fondo metto questi. Poi mi porto questa mini crema per le mani, mini contorno occhi, perché è l'unica cosa che Yepoda non ha in gamma e io ho bisogno di un contorno occhi. Questo qui è uno spray in teoria per rinfrescare l'alito, però lo metto nello zainetto con tutte le altre cose. Poi vi faccio vedere cosa metto nello zainetto, perché ovviamente tante ore di viaggio che fai a un certo punto non ti dà una rinfrescata, insieme anche al mini deodorante. Devo aggiungere il deodorante, quello non ce l'ho in mini size, questo qui che uso sempre, ovviamente spazzolina e dentifricio, ma tanto questa pochettina me la tengo qui, perché non so se voi fate come me, ma ovviamente è tipo l'ultima cosa che aggiungo poi alla valigia prima di chiuderla, perché spazzolino e dentifricio lo uso fino alla mattina stessa prima di partire. E ho questa protezione solare qui, che tra l'altro è sempre coreana, che ho preso sempre da YesStyle. Mollettine di vario tipo, quelle classiche, le forcine, ci sono queste qua colorate e gli elastichetti sia marroni che trasparenti. Mi stavo per scordare il reparto occhiali, questi qua che ho preso da Primark, mi piacciono, li porto. Devo un po' vedere qui. Ho appena lavato le ciabatte barra slider che mi devo portare, che sono appunto queste qui nere. Le ho lavate perché pensavo di metterle nello zainetto, così nel caso in aereo qualcosa mi dà fastidio eccetera eccetera, le posso switchare appunto con le scarpe che avrò su. Ho preso questo sacchettino perché qui dentro ci voglio mettere i liquidi, che poi devono essere divisi per i controlli eccetera eccetera, che avrò nello zaino. Almeno capisco cosa portarmi. Devo anche cambiare il portafogli, perché non posso portarmi questo qui grande, che nella borsettina da tutti i giorni non entra. Ovviamente mi devo ricordare il passaporto. Qui ho la mia pochette con tutte le cose, mini spazzolino, mini spazzola, salviettine eccetera eccetera, quindi anche qui devo dare un occhio. Poi che fai, non tu porti un ombrello che non si sa mai. Questo qui per l'Invisalign. Poi uno scrunchie, questo da portare. Zainetto, vi faccio vedere quello che c'è dentro. Qua ho fatto la sacchettina che vi dicevo, perché almeno quando poi stiamo ai controlli la prendo, metto tutto nel sacchetto trasparente che ti danno in aeroporto e via. Almeno sono sicura che ho tutti i liquidi qua, perché l'altra volta in casino mi ero scordata una cosa nella borsa, mi ero proprio completamente dimenticata, che poi era tipo un gloss, una cosa del genere. Mi hanno fatto aspettare, rifare il giro del bagaglio, ricontrollarlo, un casino, stavolta
Quindi intanto comincio a mettere le cose dentro, qua nella tasca almeno lo trovo subito. Qui dentro appunto ho tolto alcuni dei liquidi e ho messo le salviettine, salva slip, la mini spazzolina, tutte queste cosine un po' così. Portafogli, alla fine ho preso questo, qua dietro c'è il mio portadocumenti di Cookie con all'interno carta d'identità, tessera sanitaria. Qui ho messo tutte le carte dei pagamenti, che da quello che ho capito in Corea non prende l'Apple Pay, quella che pagate, no, col telefono, ed è meglio avere le carte fisiche, ovviamente io le porto sempre. Mascherine extra, igienizzante mani. Allora, outfit 1, molto carino. Vedete che alla fine le Converse stanno bene anche con i vestitini. Il problema di questo vestito, che non mi piace senza una cinta, però l'unica nera normale che ho è questa qui, che è tipo intrecciata e non mi fa impazzire. La provo a vedere senza. Voi mi direte mettilo senza, quindi credo che alla fine andrò così senza. Non so se lo sapete, ma in Corea i tatuaggi sono un po' non visti male, però insomma ti fissano, ecco. Come dire, ne ho giusto due che potrebbero fissare, ma ce ne faremo una ragione. Quindi sì, questo potrebbe essere un outfit. Mi ero totalmente scordata di questo vestitino qua, credo sia di H&M, non ne sono molto sicura. È un sacco carino perché ha le maniche così, che si possono mettere anche in questo modo, ma mi sono informata e dicono che meglio non andare in giro troppo scollati, quindi forse la manica è meglio in questo modo. Anche questo outfit sta bene con le scarpe, un po' sportivo così. Come pantalone pensavo di portare questo jeans nero, così lo posso mettere con la camicettina. Ve l'ho detto che voglio andare a fare la camminata sul fiume, mi devo portare un outfit un po' sportivo tra virgolette, quindi ho preso questa mega t-shirt che è tipo giga enorme, bellissima. Almeno la posso usare anche magari con il pantalone della tuta che mi sono portata, perché almeno una tuta la devo portare. Ho preso questi qua che sono i pantaloni, quelli che uso anche in palestra, della Nike. Sono stupendi, hanno un materiale freschissimo e non sono lunghi lunghi fino a sotto. Alle brutte le metterò con le ciabatte e basta, molto semplice. Sono a buon punto, gli outfit almeno li ho finiti. Il problema è, primo, che Gwenda si è messa vicino ai vestiti puliti. Ho messo le cose da portare in aereo e alla fine ho deciso di mettermi l'outfit, quello col pantalone sportivo che vi ho fatto vedere, perché almeno è comodo, è comfy, è largo e tutto quanto. Solo che ovviamente mi devo portare una giacchetta per l'aereo, perché si sa mai, quindi ho messo anche questo cardigino. Ora devo soltanto cercare di mettere tutto in valigia. La cosa è che l'altra volta avevo sistemato i vestiti con il metodo del rollarli praticamente, insomma fare tipo noi fagottini, in questo modo i vestiti occupano meno spazio, però prima devo capire bene tutte le varie pochettine. Allora, considerazioni finali e check finale della lista che abbiamo fatto prima insieme, anche perché come vedete è buio, in teoria potrei metterci un'ora e in pratica una giornata, ma ok. Allora, questo è il plan finale, che comunque mi lascia abbastanza soddisfatta, perché ripeto, ho riempito questa metà. Lì c'è tutto il mio reparto pochette, che ovviamente poi devo mettere bene perché manca ancora quella dei capelli. Qui appunto c'è tutta la sezione vestiti, qua ho messo i calzini, le mutande e poi da quest'altra parte è praticamente tutto vuoto. Ora voi direte, ma vuoto di che, è pieno? Allora no, perché questa è la borsetta e ok, questo qui è il borsone che poi mi serve da riempire, mentre queste qua sono le gocciole che devo lasciare lì in Corea, quindi come se non ci fossero. Qui c'è lo zainetto, ci ho messo dentro anche le ciabatte, anche se le volevo mettere con una bustina perché poi rimetterle così non mi piace, quindi ci devo trovare una bustina. Check finale della nostra lista. Allora, ovviamente mancano i caricatori eccetera eccetera, perché li sto utilizzando, come anche il computer e le AirPods. Devo segnare che alla fine ho messo sia gli anelli che le collane. Gli anelli e le collane le ho messe dentro a questa pochettina. Praticamente io ho le pochette di tutte le dimensioni e come vedete sono piena, perché mi piace dividere tutto in pochette. Non lo so, è tipo un trick mio. Qui invece mancano le cose per i capelli. Per il resto c'è proprio tutto tutto tutto. Qua invece manca soltanto il reggiseno, perché l'ho messo a lavare e quindi devo riprendere poi questo. Quindi amici, questa è la nostra valigia. Diciamo che ora manca soltanto una cosa che voglio fare in diretta con voi, che faccio sempre, perché io da quando è che viaggio mi sono comprata questa cosa, sempre perché sono appunto malata
probabilmente. Quindi ora proviamo un attimo a chiudere il tutto e a pesare quanto pesa. Però non mi sembra per niente pesante. E tirate sulla valigia. No ragazzi, vi prego, 13 kg, non so come farlo vedere. Si legge? Sì, 13 kg, cioè nel senso, questo è un record. Ma sai che ti dico, sono molto soddisfatta, 13 kg vi giuro mai nella mia vita. Quindi ragazzi, questo video finisce ufficialmente qui. Ho la faccia stanchissima, infatti fammi mettere così almeno mi prendo un po' di luce dall'alto. Ultimo video prima che vediate appunto poi il primo che farò in Corea. Ovviamente riprenderò il viaggio, che sarà diviso in 2 giorni in teoria, anche se per noi sarà uno unico. Noi andiamo la mattina, poi abbiamo lo scalo a Francoforte di parecchie ore, però ripeto, seguitemi sempre sugli altri social perché lì vi faccio vedere molte più cose in tempo reale, ovviamente, anche perché non so quando sarò in grado poi di mettermi a montare il video. E in Corea c'è l'ora che va avanti, quindi quelle 7 ore in più vanno calcolate sull'orario in cui arriviamo. Quindi partiamo il 6, ma è come se arrivassimo il 7 lì in Corea. Sarà un bel viaggetto, sarà un bel viaggetto. Il primo vlog sarà di viaggio, più il primo giorno almeno in cui arriviamo, quindi tutta la parte dalle 2 in poi, perché noi arriviamo verso le 2 di pomeriggio. Ma sarà sicuramente intenso, perché sarà tutto molto d'impatto, no? Ci saranno un sacco di prime volte, un sacco di cose, quindi non vedo l'ora di registrarvelo proprio. Detto ciò, ora mi devo mettere a montare il video. Sono esattamente le 22:22, non è un caso che sia il mio numero fortunato, quindi prendiamo anche questo come un segno. Mi metto appunto a montare il video così lo potete vedere domani, che appunto è domenica, o lunedì, adesso devo capire bene. Quindi vi mando un bacio grande, vi aspetto con i prossimi video.